Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio del podcast. Siccome molte persone mi domandano come mai in Italia si beve tanto caffè, anche se la pianta del caffè non è originaria dell'Italia, ho scelto in questa puntata di presentare una breve storia del caffè e della sua diffusione. Dunque, quindi partiamo dal mito del caffè, dalle sue presunte origini. La storia del caffè affonda le sue radici in antiche leggende e racconti affascinanti che, attraverso i secoli e le culture, arrivano fino ad oggi. Una di queste leggende ci porta in Etiopia, dove un pastore di capre di nome Kaldi un giorno avrebbe fatto una scoperta rivoluzionaria. Il pastore si accorse che le sue capre diventavano straordinariamente energiche e insonni dopo aver mangiato delle bacche rosse di un particolare albero. Questo pastore decise di raccontare la sua scoperta all'abate di un monastero locale, che usò quelle bacche per preparare una bevanda deliziosa, i cui effetti energici erano utili durante le preghiere serali. Da quel momento il caffè iniziò il suo viaggio attraverso il mondo, dapprima raggiungendo il Medio Oriente e la penisola arabica. Un'altra versione della leggenda vuole che sempre il pastore Kaldi abbia condiviso i chicchi di caffè con un monaco, il quale all'inizio li gettò nel fuoco perché non era soddisfatto, ma la sorpresa fu che dal fuoco uscì un aroma meraviglioso che portò alla tostatura dei primi chicchi di caffè. Il monaco fece un infuso con i chicchi che apprezzò molto e ben presto il caffè si iniziò a diffondere rapidamente. Queste storie, sebbene leggendarie, sottolineano comunque un fatto indiscutibile. Le origini del caffè sono radicate in Etiopia. Da qui la bevanda si è diffusa in tutto il mondo, superando confini geografici e culturali. Attraverso il Mar Rosso, il caffè ha raggiunto lo Yemen nel XV secolo, approdando al porto di Mocha. Qui, secondo alcuni storici, fu uno studioso sufi a fare la scoperta che bollire i semi del caffè avrebbe poi prodotto una bevanda dal colore marrone che rinvigoriva lo spirito e rafforzava la concentrazione durante le attività di studio e meditazione. Vediamo ora come il caffè arriva in Europa e come si diffonde. Il caffè ha una storia affascinante che si snoda attraverso i secoli e le culture. Risalendo al XVI secolo, troviamo le prime tracce del caffè in Europa sull'isola di Malta, dove gli schiavi musulmani turchi, durante il grande assedio del 1565, sembra che lo introdussero. Da qui il caffè si diffuse presto nell'alta società di Malta e vennero aperte numerose caffetterie sull'isola. Viaggiatori e studiosi europei iniziarono a notare le sue proprietà, tra cui il botanico tedesco Leonhard Rauwolf, il botanico veneziano Prospero Alpini e il viaggiatore tedesco Gustav Sommerfeld. Successivamente, il caffè trovò una seconda casa a Venezia, che al tempo aveva molti scambi commerciali con Malta e veniva trasportato dall'Impero Ottomano fino alla Serenissima. Quindi il caffè venne introdotto tra l'aristocrazia veneziana e successivamente arrivò anche nella terraferma, particolarmente tra gli studenti e i docenti dell'Università di Padova. Nel 1645 Venezia vide l'inaugurazione di uno dei primi caffè europei e
e successivamente, sempre a Venezia, venne aperto il 29 dicembre 1720 il Caffè Florian da Floriano Francesconi. Un'altra città molto importante e collegata al caffè in Italia è chiaramente Napoli, città che ha omaggiato molto il caffè anche attraverso molte canzoni sul caffè, molta letteratura. A Napoli il caffè giunse attraverso i porti siciliani e esistono testimonianze risalenti al 1614 del suo arrivo. Le prime tracce dell'uso del caffè a Napoli risalgono infatti al lontano 1614, quando Pietro della Valle, noto compositore, esploratore e musicologo, condivise interessanti notizie dalla Terra Santa. In una serie di lettere inviate a un caro amico, il medico e poeta greco Mario Schipano e al suo raduno di intellettuali, Della Valle menzionò una bevanda particolare chiamata cave. Raccontò poi che gli arabi musulmani la preparavano in pentole calde. Alcuni studiosi ipotizzano che il caffè fosse già presente a Napoli anche prima di questa data. Forse proveniva da Salerno e dalla sua prestigiosa scuola medica salernitana, dove la pianta veniva impiegata per le sue proprietà medicinali tra il XIV e il XV secolo. Presto, comunque, il caffè divenne parte integrante della vita mondana napoletana, preparato con cura nella sua caratteristica cucumella. Altra città importante per il caffè in Italia si trova al nord e parliamo in questo caso di Trieste. Trieste, grazie alla sua posizione strategica come porto franco, divenne uno dei principali centri europei di importazione del caffè nell'Ottocento. Le sue caffetterie, ispirate al modello viennese, divennero luoghi di aggregazione per gli strati sociali più elevati, frequentati da letterati e intellettuali dell'epoca. Fra questi possiamo ricordare il Caffè Garibaldi, il Caffè degli Specchi, il Caffè Stella Polare, il Caffè San Marco, tutti i centri attorno ai quali orbitavano grandi intellettuali e letterati dell'epoca, come Italo Svevo, Umberto Saba, James Joyce, Franz Kafka e tanti altri. Chiaramente il caffè si è diffuso anche in altre città dell'Italia. Potremmo menzionare Torino, che è un'altra delle città che ancora oggi possiede molti caffè storici che è possibile visitare. E anche a Roma chiaramente esistono molti caffè storici. Ma il caffè non si è diffuso soltanto in Italia, ma anche nel resto dell'Europa. La diffusione del caffè in Europa avvenne principalmente attraverso sforzi commerciali congiunti della Compagnia Britannica delle Indie Orientali e della Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Già entro la fine del XVI secolo, il caffè era disponibile in Inghilterra e si diffondeva rapidamente in tutta Europa, grazie ai mercanti veneziani. Papa Clemente VIII, inizialmente contrario al caffè, lo benedisse dopo averlo assaggiato, contribuendo alla sua diffusione. Come abbiamo già detto, Venezia divenne rapidamente una capitale del caffè, con l'apertura di numerosi caffè, tra cui il celebre Caffè Florian nel 1720. Ma anche Livorno ed altre città italiane abbracciarono questa nuova moda e vennero aperte botteghe del caffè e anche venne introdotta a Livorno in particolare una bevanda
chiamato Ponch alla Livornese, sempre a base di caffè. Oltre alle città italiane, possiamo menzionare l'Inghilterra, dove il primo caffè fu inaugurato ad Oxford nel 1651. Il suo consumo si diffuse rapidamente in tutta Europa, dalla Francia alla Polonia, portando con sé anche dibattiti sulle proprietà medicamentose o sui presunti effetti nocivi del caffè. L'ambasciatore ottomano Suleiman Aga introdusse il caffè alla corte francese nel 1669, contribuendo a stabilire l'abitudine di bere caffè tra i parigini. Anche nella Confederazione Polacco-Lituana il caffè divenne una merce di lusso nel XVII secolo, ma il suo consumo aumentò solo dopo la trasformazione del paese in una democrazia capitalista nel 1989. Ora facciamo un salto nel tempo e andiamo al XIX secolo. Nel XIX secolo il Brasile dominò il mercato mondiale del caffè, controllando fino all'80% della produzione mondiale all'inizio del secolo. Tuttavia la sua influenza diminuì nel corso del secolo con l'emergere di nuovi produttori in Africa, in America Centrale e in America Latina. Il XX secolo portò cambiamenti significativi nel mercato del caffè con la riduzione della produzione brasiliana e l'emergere di nuovi produttori. Eventi come il Martedì Nero di Wall Street nel 1929 influenzarono notevolmente il valore e la produzione del caffè a livello globale. Chiaramente, quando parliamo di caffè, dobbiamo pensare a una bevanda che ha trovato nel corso del tempo tante possibili declinazioni, ovvero che è stata preparata in tante maniere differenti. Solo per pensare ai modi e ai metodi più conosciuti di preparazione in Italia possiamo citare la moka, di cui abbiamo parlato in un altro podcast, o la caffettiera napoletana, detta anche cucuma, o anche la macchina per l'espresso. Questi sono i modi più conosciuti per preparare il caffè in Italia. Ma il caffè si è evoluto in una varietà di tradizioni uniche in tutto il mondo. Esiste per esempio l'espresso romano, che consiste in una singola tazzina di caffè servita con una fresca scorza di limone sul bordo. Poi in Spagna, per esempio a Valencia, esiste il caffè bonbon, che è chiamato anche caffè caramella. Questa tipologia di caffè viene preparato in un bicchiere trasparente in cui si possono ammirare i deliziosi strati bianchi e neri fatti di latte condensato zuccherato e infuso di espresso che viene messo in cima alla bevanda. In Grecia invece troviamo il famoso frappè greco che si è diffuso probabilmente nel dopoguerra. Si tratta in sostanza di un caffè solubile con ghiaccio facilmente preparabile, che viene servito in un bicchiere alto e ricoperto di schiuma. In Germania invece c'è il Pharisäer, uno shot drink a base di caffè forte, rum e panna montata, generalmente servito in una tazza o in un bicchiere. Bevanda simile a questa ma differente è il bicerin torinese, nel quale troviamo un liquore, il caffè, della cioccolata e anche della panna. In Irlanda invece primeggia l'Irish Coffee, che ormai è famoso in tutto il mondo e che sembra sia nato nel 1943, quando per caso fu creato e divenne una famosa bevanda natalizia, ma in realtà può essere consumato durante tutto l'anno. È una bevanda a base di caffè caldo, whisky irlandese, zucchero e panna montata.
In America Latina invece è diffuso il caffè de olla, preparato con caffè macinato a tostatura scura, zucchero grezzo, cannella e altre spezie. E in Messico viene servito dentro una tazza con una buccia d'arancia. Il caffè cubano invece è un espresso con uno spesso strato di crema zuccherata. E in Colombia si può bere un delizioso caffè con leche, una versione semplice e veloce del caffè con latte preparata con chicchi di caffè appena macinati e latte riscaldato. In Argentina invece abbiamo il caffè lacrima, che possiamo trovare in molti bar argentini, che è un caffè meno forte, ovvero una tazzina di espresso riempita di latte e macchiata soltanto con qualche goccia di caffè. In Marocco invece troviamo il nus nus marocchino. Questa espressione significa mezzo e mezzo e viene servito in piccoli bicchieri con una goccia di zucchero per renderlo più dolce, e unisce un espresso forte e un bicchiere di schiumoso latte riscaldato. Andando in Turchia invece troveremo il Turkish Kahvesi, chiamato anche caffè turco, che è un originale metodo di preparazione del caffè non filtrato, durante il quale il caffè viene fatto sobbollire in un pentolino spesso di rame tradizionale prima di essere servito con o senza zucchero. Questa metodologia di preparazione non la ritroviamo soltanto in Turchia, ma anche in altri paesi, per esempio nell'Est Europa o nel cosiddetto Medio Oriente. I fondi di caffè del caffè turco possono anche essere interpretati nella caffeomanzia, che è un'arte divinatoria che si effettua attraverso, per l'appunto, la lettura dei fondi di caffè e rientra nel novero della tassiomanzia. Il nostro viaggio dentro la storia del caffè per oggi finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti!